Help me. I told you to help me. I'm dead. Vedessi dove. Pirla. Sei come una sirena. Lo squalo? Non vuoi sapere quanta vita che c'ho. Non voglio saperlo. No. Ma cazzo, abbiamo fatto... Vabbè. Siamo andati al giorno dopo e sono comunque senza... Senza vita. Senza vita? Va bene il gioco, va bene. Vedo una zattera di là. Possiamo andarci subito. Morto, 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 morto. Prendo tutto sto ben di Dio che abbiamo lasciato qua indietro. Ma zio, tu non hai spazio di inventario? No. Infatti hai lasciato tutto qua a galleggiare. Ho raccolto io. Meno male che te ne sei accorto. Puoi andare in acqua a prendere la roba, sai, non c'è lo squalo. Siamo in uno spazio? E allora va sulla barca e fai un deposito, un contenitore, no? Che adesso siamo diventati praticamente super mega ricchi. Ce n'è un altro di cosa, di... Squalo? No. Sì, perché la zattera, sta vacca, non è che si ferma. Perché non abbiamo l'ancora. È insensibile. Perché insensibile, stiamo perdendo la... Vai tu alla zattera? Sì, faccio la sirenetta, guarda che roba. Dai, 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 mamma mia, guarda come salti su là. Ma chi sei, oh? Minerale metallico, asse... Danza? Sì, danza marina. Ma quanta roba che abbiamo pescato, ma che roba, va va va. La sirenetta ti veniva dietro quando eri giovane. Ecco, così bisogna fare. Muretto, cioè, diciamo, pavimento e poi retino. Sì, vabbè, va bene anche l'altro metodo che abbiamo usato dall'altra parte. Misto. Oh, un'altra isola davanti a noi. Va bene, marinaio, cosa devo fare? Sono diventato marinaio? Sì, sono stato promosso nel frattempo. Ottimo. Cosa devo fare? Dobbiamo fare la fonderia. La fonderia, tu vuoi fare, noi faremo la fonderia. Intanto fai allora, fare un altro... Quanti mattoni abbiamo? Cazzo. Cazzo, no, dai. Tieni i chiodi, tieni i chiodi, ehi. Prendi i chiodi. Vai a prendere i mattoni. Ma dove la metto? Sì, quattro rottami. Ci serve l'isola. Allora, togliamo questo, togliamo questo. Questo che? Ecco qua. Qui la devi mettere. Ci serve l'isola. Che cazzo. Ci serve l'isola. Ho capito. Bene, dunque, prima di andare dobbiamo fare... Puoi fare la fonderia qui all'angolo? Mancano i rottami che devo andare a pigliare sotto. Ti do io i rottami, vieni qui. Stavo per andare sotto. Un posto di merda per darmi la roba, però non vorrei offenderti. Dunque, dalla fonderia la cosa più importante da fare qual era? Il vetro? Sì, quindi sabbia. Ho il rame io. Sabbia, tanto sabbia. Io metto i lassi. Beh, la sabbia ce l'abbiamo. Ci serve il vetro, per così abbiamo il distributore d'acqua. E quello è un gran cosa. Stiamo facendo. Ecco qua. Quella è una postazione da tavolo. Che ne pensi? Mamma mia, sei il migliore.
Cosa hai messo? Un altro vetro? Sì, così dobbiamo fare 4 vetri e abbiamo tutti i materiali per fare il depuratore miglio poppato. Allora io qui vado a prendere la sabbia. Mamma, che posto che abbiamo trovato! Io non ti dico, cioè scendi mezzo metro già trovi argilla, trovi sabbia, trovi... Mamma mia, che posto. Io ho trovato lo squalo. Mezzo metro. È un talento anche quello. Ti devo dire un segreto però. L'ho trovato anch'io. Sono tutto orecchie. A parte questo, quello che volevo dirti di segretoso era che dobbiamo fare un'altra fonderia. Io ho messo il rame adesso. Dai, non ti vergogni. Oh, guarda che bravo, sta tagliando alberi, mamma mia che bravo. Si sente il rumore? Il dolce suono? Però c'è un piccolo grande problema. Impossibile salire su qua adesso. Anche la fortuna ha un limite. Servirebbe fare il depuratore dell'acqua. Sabbia per Mike, oh yeah. Squalo di merda, stammi lontano. Anche perché già muoio di mio. Oh, grazie per il colpo, figlio di una androcchia. Ma perché hai messo il rame? Ma sei un pirla! Perché? Adesso devo stare qua. Devo stare qua a aspettare. Oh, piccione, piccione. Ma cazzo, ma perché vai così come un pazzo? Vai piano. Gli è passato attraverso il colpo. Ma adesso manco un piccione riesce a far fuori. Oh, fonderia del cazzen. Eccolo là. Porco due. Sì, è finita bello, cioè. Ottimo, ottimo, ottimo. Questo è un bel passo avanti. Vai, squalo. Mi si rompe il pisellone, attaccalo. Prossimo strumento che dobbiamo fare, che probabilmente non abbiamo neanche sbloccato, infatti, sarebbe la griglia. Per fare la griglia ci serve un lingotto di metallo, quindi vai col metallo. Ok, il metallo li abbiamo, eh. Li stai mettendo tu? Sì, già messo. Andiamo a dormire, dai. Depuratore, facciamo un altro depuratore oppure puntiamo per farci un'altra fonderia? No, il depuratore sta andando benissimo. Un'altra fonderia. Vieni a dormire, dai. Non mi ascolta. Fonderia sì, depuratore basta o quello lì. Bene. Dai, tu sei esperto. Oh no! Grandissimissimo. Però mangiamo solo merda qua. Allora, ci serve un cardine per fare l'ancora fissa, che è la roba pro. Beh, il metallo non ce l'hai? Aspetta, aspetta. Top. Un lingotto di metallo, no, l'ho usato per... Top. Lo faccio allora? Sì. Il cardine? Ok. Cardine, fatto. Ma come è fatto? Non dovevi ricercarlo, dovevi fare... Vai. Cazzo, hai ricercato il contenitore? Ma pensava per costruirla, zio. Eh no. Adesso possiamo costruirla. Grazie, ma adesso... Hai visto cosa succede? Cosa cazzo hai combinato qua? Oh, puoi mettere... Mi dai il martello, per favore? E ti darei il martello, ma non la legna. Sì, vabbè, ma si dà il caso che in zona centrale siamo noi a raccogliere, io e te. Ho capito, però... Ma ci hai fatto girare sto coso o no? Io ho deciso che andiamo da quella parte. Ok, andiamo. Perché hanno inventato tante cose su questo gioco, ma quello che non hanno inventato è un timone. Ecco,
abbiamo trovato la prima cosa utile che serve a sto gioco, il timone. Io andrei a scriverlo nei commenti. Scusa, tu ti faresti una zattera con un timone? Vabbè, questo non è più una zattera, qui è un appartamento, un monolocale. Ma anche se fosse il monolocale è più bello che vuoi, ma non ti faresti una... un timone sul tuo monolocale? Certo. Per fare una cosa super mega perfetta dovremmo fare una cosa a forma di più. Ti segui? Ok, ma quello è un pezzo dopo. Dov'è? Dove te la metto la seconda fonditrice? Tira via il letto qua di destra. Oh, là. E metti le assi di legno così comincia a bruciare. Non so, l'altro letto dove lo mettiamo? Metti il metallo lì. Già fa... ah, ok. Fai un pezzo di legno qui così metto l'altro letto. Sbaglio o sei tu che c'hai il martello? No, no, sbaglio. No. Tu hai bisogno del pollo? Dai, dammi qualcosa da mangiare, oppure metti... Sì, cazzo... mangio le patate. È cruda, me la dai la patata. Che vuoi? Selvaggio. Sono 10. Mangia che buono. Allora, c'ho due sassi che non ci vuoi tenerli. Via. Tre patate alla volta facciamo adesso. Cosa vuoi? Prendi. Perché? Devi fare un buco al centro. E guarda come si mette l'ancora. Guarda, pigliala. Dove cazzo è finita? L'hai presa? No. Da qua. Adesso sì. Oh, ma ci siamo incastrati, perfetto. Sì, ma chi pensi che ci ha mandato qua? Mamma mia. Porca vacca, ragazzi, qua capite il vero genio di questo ragazzo. Vado fin là, torno, non aver paura. Ha provato a mordermi, non ce l'ha fatta. Non ti vedo più, c'è tanta nebbia. Spero di trovarti. Riuscire a tornare la strada? No. Infatti non so neanche dove cazzo sto andando. Segui la mia voce. Oh, eccoti, porco zio. Ah, oh, che avventure. Mi ha mancato di nuovo, attenzione. Il fondale va bene, è basso. Vedi? Come fai a non vedere un pirla che salta? Hai capito cosa devi fare? Devi fare un buco qua in mezzo. Perché devo fare un buco? Madonna, mettilo qua. Sei intelligente, cazzo. Per forza devi fare il buco al centro. Allora vaffanculo, dovevamo metterla. Tieni. Fermo, fermo. Vabbè, poteva metterla più vicina senza fare sto cazzo di casino. Ma mettilo qua un coso. Calo l'ancora? Sì, cala l'ancora. No, no, sono io il mozzo. Cosa fai? Ho calato l'ancora. È il mio ruolo quello. Guarda, possiamo vedere sotto. Perché non ci abbiamo pensato prima? Dove sono? Dove sono? Non lo so, io sto mangiando le patate fatte alla griglia. E onestamente dove sei te? Non me ne frega un cazzo. Ma dimmi se riesco a salire. Fin là sì, vuoi che ti infilzo magari così ti do una spinta? Mi recepisci? C'è lo squalo sopra l'acqua. Possiamo ucciderlo allora. Guarda. Non riesce a ucciderci? No, no, riesce a toglierci la vita. Mi dai qualcosa da mangiare? Tu con le tue patate crude, come pensi che siamo qua?